Amici di Onda Libera, siamo con Renata Morresi, che è saggista, traduttrice e poetessa, che questa sera è venuta qui alla Biblioteca di San Costanzo per presentare Sei Lucia di Alessandra Crannaroli. Dunque, Sei Lucia è una sorta di monologo drammatico. C'è una voce femminile molto giovane che parla in una lingua a volte sgrammaticata, a volte spezzettata, piena del gergo delle pubblicità, delle winks, piena di parolacce a volte, mal poste, usate male, perché è una voce bambina. Parla della sua storia di bambina abusata, appunto. Il poemetto è basato su un fatto di cronaca. Una ragazza, Alessandra Crannaroli, la chiama una donna perché usata e abusata come donna, violentata da quattro uomini, con una storia di negazione della violenza, e in alcuni casi di, come dire, vittimizzazione e di rovesciamento della violenza, poiché a seguito della denuncia c'è stata un'accusa da parte degli stupratori di essere consenzienti a 12 anni. Questo è un po' il quadro dentro cui nasce questa scrittura, che appunto racconta, denuncia, strappa e fa male, perché è piena di parole che sembrano, ripeto, semplici, anche un po' plastificate, a volte volgari, a volte di linguaggio così basso, comune, ma parole usate per riprendersi se stessa, per parlare direttamente dal fondo del proprio io negato e dire: sì, io sono Lucia. Il libro si intitola Sei Lucia, sì, sei una persona. Crino di cavalla scialla, vena aperta tipo cosmica falla alla tempia, una sberla asfalta, la mia pazienza, io, raccoglitore di residuo organico e bacche, frutti, radici, ovuli, fiocchi, rosa, cosa, quanto piscia questa salma, pure se inchina, pure se winks e conetta insieme. E da qui il passo è stato breve per innescare un dibattito su quello che è la, come dire, l'uso del corpo delle donne nei media, nella comunicazione di massa, nelle pubblicità, nei titoli di giornale e così via, un uso a volte totalmente stereotipato, totalmente mercificato, che abbiamo, in una discussione molto bella e intensa, messo in discussione per riprenderci le parole, riprendere voce, come fa Lucia in questo poemetto. Dalle immagini che ha proiettato questa sera abbiamo visto anche quanto possono influire i media, quindi con le immagini di copertine, con le immagini che tutti i giorni vengono mandate in televisione sulla simbolizzazione della donna, vero? Sì, di questo mi sono occupata, di parlare dei simboli che ci raccontano, che ci rappresentano, e delle immagini da cui siamo bombardati, a volte non ci facciamo più caso e a volte ne siamo anestetizzati, non ci rendiamo conto di quanto siano invadenti. Le immagini però non solo hanno il potere di arrivare direttamente, di insediarsi dentro di noi, hanno il potere di raccontare storie e di tramandarle, quindi hanno forza, hanno memoria, trasmettono sapere, proprio come fanno le parole. E quindi è bene prendersene cura, è bene fare attenzione, essere educati, perché no, alle immagini come si è educati alle parole, e considerarle appunto nella loro valenza, a volte, come
abbiamo visto, stasera distruttiva. Abbiamo visto foto di modelle gettate a terra, stuprate, sempre nella finzione dello shooting fotografico, o rappresentate come vittime morte, sempre bellissime, abbronzatissime in tiro, e così via. E ci siamo chieste perché e come sfuggire a tutto questo. È un lavoro molto lungo. Infatti, come ha detto lei, c'è ancora molto da lavorare, molto. Grazie comunque. Grazie.